La settimana scorsa ero completamente afona e proprio quel giorno mi chiamo un maniaco sessuale e diceva delle porcate, ero un maniaco sessuale e faceva il suo lavoro. E io però cercavo di ribellarmi e facevo... E dopo un po' mi fa... Ma mi scusi, ho chiamato io o ha chiamato lei? Da bambina mi nascondevo dentro un mobile al buio e immaginavo piccole marachelle fatte. Nei ricordi però immaginavo di essere un'altra bambina con un altro viso, perché così tutti i casini, e sarebbero stati tanti, se li cuccava lei, quella con l'altra faccia. Vede, dottore, quando sono in macchina mi attraversa la strada un gruppo di mucche. Io ormai lo so, mi fermo e lascio passare. Quando spiego a quello che mi ha tamponato, perché c'è sempre uno che mi tampona, scusi, mi sono fermata per far passare le mucche. Quello si incazza. Il dottore scuote la testa. Io ti conosco da quando sei piccola. Non sei solo. Adesso... un gran bisogno di affetto. Cosa stavo dicendo prima che la signora mi interrompesse? Bevi meno, l'alcol è pericoloso. Lo so, è infiammabile. Quanto hai bevuto? Oh no, sono caduta apposta. Devo ancora perfezionare, però funziona. Maria, non puoi andare avanti così. Guarda come ti sei ridotta. Se continui a bere non ti chiamerà più nessuno. Nemmeno io. Chi è? Papà. Volevo sapere com'è andata stasera. Benissimo, ancora ridono. È ottimo, sono proprio contento. Anche perché mi sembra di capire che le cose non vanno più tanto bene come una volta. Ma papà, stasera c'era anche uno della televisione, forse mi fanno tornare. Non ti ho detto niente, sai, per scaramanzia. Hai fatto benissimo a dirmelo. Così mi mandi a dormire tranquillo. Fare tardi. No. Ti voglio tanto bene, ricordati. Anche io tanto, papà. Ciao.
Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. La tua. Grazie. Buongiorno. Ciao tesoro. Guardate un po' qua dove sta la vostra Maria. Beh, è venuta bene la Maria, eh. Oh, fa la sua figura, eh. Secondo me a colori era più bella, secondo me. Vabbè, ma lei deve far divertire, mica deve far innamorare gli uomini. Casinari, non si riesce neanche a dormire. Maria, ti presento Maria. Ma non è mica la prima volta che mi fanno un articolo sul giornale. Voi due sempre per mano? Vabbè, la mia amorosa. Pensa che da piccola credevo che fosse per reggermi in piedi. Romantica. Noi ci vogliamo bene, eh. E tutte le mattine io le porto una rosa. Da piccola ero un po' strana. I miei genitori, che erano un po' preoccupati, mi hanno portata dall'esorcista. Un po' sono rimasta posseduta perché vedo Gesù Cristo ancora. Allora, mi portano da sto prete che mi alza le palpebre e mi fa: ma questa bambina è posseduta. E io dico: ah sì? E si può sapere da chi? Perché ero anche già un po' zoccolete, eh? Pure tu un pochino, eh? Ascolta, bambina, che fa l'esorcista. Ci senti mai qualcosa dentro che ti dà dei dolori, dei crampi? Io lo guardo, guardo i miei genitori e dico: ma dovevate portarmi da sto idiota per farvi dire che ho la colite? Oggi siamo qui a casa della cabarettista Maria Rossi. Allora Maria, ci racconti un po' come hai deciso di fare questo lavoro? Ma guarda, quando sei nata dove sono nata io, le alternative sono la prostituzione, l'alcol, il furto o la droga. Io ero portata un po' per tutto, non sapevo scegliere, così ho detto: faccio l'attrice comica, che è un po' il riassunto di tutte e quattro le cose. I miei genitori possono confermare. Questa notte hai fatto tardi, eh? Avevo una serata a Piacenza. Certo che fai un bel lavoro anche te, eh? Tutte le notti fuori. Sai chi c'è fuori di notte a lavorare? I panettieri. Sulla via Emilia ci sono anche un sacco di ragazze di notte. Sì, ma loro in mano non hanno il microfono. Oh, Luigi! Ma quando sei in giro ti riconoscono che sei in televisione? L'altro giorno sull'autobus, alla fermata, l'autista ha lasciato il posto di guida, è venuto da me e fa: signorina, signorina Moleie! E io mi sono tolta gli occhiali e ho detto: sì, sono io! Lei è quella che non ha pagato il biglietto ieri l'altro! Ma sui giornali la riconoscono, e no? Io ho pagato 60 euro di multa, lo saprò! Io l'ho visto in televisione! No, ma te non dici niente. Solo con me. Ehi. Mamma. Ehi, ma. Mamma. Stavo bene. Mamma. Oh. Su, mamma. Mamma. Stavo bene. Tirati su, mamma. Tirati su. Dai, vieni su, per favore. Dai, chiama l'ambulanza. Tirati su. Signora, non respiro, forse sto morendo. Lei si preoccupa, ma ce l'hai le bombole? Sì, nella borsetta con la tuta da sub e la fiocina, ma che cazzo dici?
chiavi. Ma hai capito che ora è o no? È tardi, non volevo svegliare papà. Infatti rompi sempre i coglioni a me. Mica è colpa mia se lavoro la notte. Invece io lavoro di giorno, anche mia moglie. La bambina sta dormendo. Posso venire a salutare? Ma dove cazzo vai? Ma quanto hai bevuto? Metto le scarpe e t'accompagno. Vai piano. Vai piano. Non sono mica una bambina. Elena. Papà, sono da Maria. Stavo dormendo. Che ci fai nel mio letto? Non te lo ricordi che da bambina ci veniva sempre? Certo che me lo ricordo. Sono passati tanti anni. E tu fai ancora così. Abbiamo fatto dei bei passi avanti, vero? Il mio... Sì, tesoro. Adesso io devo andare a portare la cosa alla mamma. Vieni anche tu. Dormi, tesoro. Ma come ieri sera? Ma non era martedì? Come faccio a avvertirti se non so nemmeno che devo venire? Come cancellata? Bastardo! Merda! Fanculo. Che cazzo sei? Bastardo! Come si chiama? Ida. Ma che ci facevi fermo in mezzo alla strada? Oh, oh, tu sei ubriachi! Chiamo polizia? Bravo, chiama qualcuno che mi tira fuori!
ragazzi. Ehi. Ricovero quarto? Sì, Rossi Maria, veniamo adesso dal policlinico. Ha avuto un incidente d'auto, lievi contusioni, grave stato di intossicazione alcolica e presenta un'agitazione psicomotoria. Cominciamo bene, I suoi effetti personali sono qua. Grazie. Che hai? Grazie. Che hai? Grazie ragazzi. Buona serata. E beve? Sì, grazie. Un gin tonic. Non siamo in un cabaret. Faccio un bel respiro e mi racconti cosa è successo. Ho fatto un incidente. Ho tamponato un cinese. Leggo che negli ultimi 2 mesi di incidenti ne ha fatti 5. Colpa delle mucche. Guidavano loro. Allora, lei fa le domande, io faccio le battute. Per me è abbastanza, può andare. Finito? Sì. No, le ho pagate quelle. Gli occhiali, io ci lavoro. Qui non si lavora. Ecco qua. E tu faccio io. No. Su, vai la brava, apri bene, apri bene. Eccoci qua, siamo arrivati. C'è qualcuno. Le singole e le suite purtroppo le abbiamo terminate. No, non dormo con gli sconosciuti. L'ospite che senti è in stanza da sola. Se vuoi c'è un posto anche lì. Mettiti in pigiama. Infermiera, ho l'ansia. Infermiera. Dovrebbe essere in camera. Stavo cercando te. Mi dai qualcosa? Perché è così agitata? Perché mi hanno tolto le mie medicine. Come ti chiami? Beatrice. Maria, senti. Adesso che ci conosciamo me le ridai le mie medicine. Le hanno messe nel secondo cassetto. Non posso. Papà, spegni la luce, che stavo facendo un bel sogno. Papà! Tutto quello che dici sarà usato contro di te. Ma chi sei tu? Oh, è la mia borsa! Scusa, se la nuova arrivata non è per caso che hai portato qualcosa da mangiare? No, non ce l'ho. E prima di rubare si chiede.
infermiera! Me ne voglio andare. Dove devo fumare per andare? Me ne voglio andare. Buona! Buongiorno, Maria. Non te ne puoi andare, devi stare qui con noi, sei in TSO. In cosa sono? Trattamento sanitario obbligatorio. Praticamente ci fai compagnia finché la dottoressa non ti dà il permesso per uscire. E voi uscite, io no. Sì, se la vuoi mettere così, sì. Hai da spegnere? No, da accendere. Sì, accendere, facile. Da accendere ce l'ho anche io. Risposta sbagliata. Adesso mi cambia stanza. Se ce n'è uno normale, perché questa mi... avete messo... Non ci sta con la testa. E che significa per lei non starci con la testa? Non avere il senso della realtà. E che cos'è la realtà secondo lei? Lei non mi ascolta nemmeno. Fa la domanda sull'ultima parola. Faccia una domanda su parola adesso. Allora, senta Maria, noi qui trattiamo pazienti con problemi di dipendenza. Esattamente come lei. Ci vediamo alla terapia di gruppo. Cioè? Senta, per cortesia, mi faccia passare il mio prossimo paziente. No, no, io faccio da sola, faccio monologhi. Qualcosa vorrà dire alla terapia di gruppo, non vengo. Chi comincia? Io. Ciao, io sono Rosa. Ciao, Rosa. I miei problemi sono iniziati con un disturbo dell'alimentazione. Io avevo sempre fame. Una volta ho mangiato anche le crocchette del cane, due scatole. Non sono niente male. Poi una mia amica mi ha consigliato di prendere le anfetamine. Mi hanno tolto l'appetito, però mi hanno creato un sacco di problemi. E adesso io sono qui per curarmi, e piena di buoni propositi. Poi arriva questa nevrotica che mi dà della ladra senza motivo. Ma cosa c'entro io con i tuoi problemi? Guarda che io ho vissuto 6 mesi con le zingare e mi hanno insegnato tutti i trucchi. Se io avessi voluto rubarti, non te ne saresti neanche accorta. Ma chi ti ha detto niente? Tutto quello che dici sarà usato contro di te. Ah, ancora. Maria. Ma che Maria? Non mi mettete in mezzo. Ci sei già in mezzo, brutta viziosa. Ma oh! Ma non ci volevo nemmeno venire io qua. Ma cosa devo stare a farmi insultare da un branco di tossici matti? Non le ho dato il permesso di alzarsi. Nemmeno io di rovinarmi la vita. Non so a cosa stai pensando. Leggi nel pensiero? No, però ci ho pensato anch'io qualche volta quando sono arrivato qua. Passare quel cancello, andarmene. E poi? E poi? Poi ti ritrovano e ti riportano qua. Se non in un posto peggiore. Peggiore di qua? Te lo assicuro, io non ho visto di posti peggiori di questo. Perché sei qua? Cos'è che hai? Fame. Infatti adesso me ne vado a mangiare. Sono un ragazzo sincero. Sono un ragazzo sincero. Sono un ragazzo sincero. Oh,
Sono un ragazzo sincero. Oh, sono un ragazzo. Tu la sua canzone non la puoi cantare. Fa male il sale. Alza la pressione. 160, 180, 200, 220, 240, ictus, emorragia cerebrale. Si muore di sale. Non sarò complice di un suicidio assistito. Vabbè, ma infatti volevo solo vedere com'era. Lo conosci così lo eviti. Facciamo pace. Tu non la mangi la mela, vero? No. No! Non gliela dire, non si può, è contro le regole. Tutto quello che dici verrà usato contro di te. Lei stava dando del cibo a una paziente che soffriva di disturbi alimentari. Ma è una mela. E le sembra poco? La mela, il simbolo del peccato, delle donne peccaminose, brutta vecchiosa! Deve essere una zoccola, ma sono onesta. Se ho detto che le do una mela, gliela do. Luisa. Maria. Ero alla terapia di gruppo. Lascialo perdere quello lì, sai, ho un po' di problemi. Sei qui da molto? Un po'. Ho visto che conosci quel ragazzo lì. Non è che puoi andare a dirgli che ho bisogno di fare sesso con lui. No, no, aspetta, aspetta, ascoltami. Ascolta, ti prego. Io ho una forma di dipendenza compulsiva dal sesso, ok? C'è chi ha bisogno di alcol, di eroina. A me la crisi viene se non faccio sesso. Oh. Sei quella che urla di notte. Sì. Ma con tutta la roba che hanno, le pastiglie, non ti danno niente, non c'è un antitrombino. No, anche se ce l'hanno non me lo danno. Ti prego, portami quel ragazzo. Ho paura che mi torni la crisi. Ma come faccio? C'è una caposala. Ti prego. Solo perché voglio dormire la notte. La conosci, la bionda? Quella malata di sesso che in terapia di gruppo mi ha consigliato, la astinenza totale. Mi sa che i consigli non li segue tanto bene, perché vuole... Con me. Con tutti gli uomini che ci sono, con me. Sono un ragazzo sincero. Oh. Vabbè, non è uno scherzo. Sta male, è una cosa seria. So che è seria, so. Se no non stava qua. Vabbè, dille che l'aspetto, stanza 24. Il letto è quello più distante dalla porta. Mi raccomando, non quello prima, perché ci sta Giulio. Giulio quello lì. Non lo deve svegliare, se no manda tutto a puttana. Maria Rossi. Ho preso la frutta.
da qua non si può uscire. Ma che bei ragazzi. Ciao. Ti ho detto di andare piano in macchina, eh? Ma non mi sono fatta niente. Quando te la togli sta dipendenza di sfasciarmi le macchine. Tra l'altro la prendo usa e getta, se no andiamo in bicicletta. Ma tu stai tranquillo. Tutti lo dovremmo far stare tranquillo, papà. È mica colpa mia, mi ha tamponato un cinese. Si è tamponato il cinese, l'ha tamponato. Va bene. Socia, Renato. Non litigate, su, eh? Ma va, lo sai che noi litighiamo con amore. Ma vaffanculo, Maria, con amore, papà. Vabbè. Ti ho preparato il cambio. La mamma l'avrebbe fatto meglio, ma... Va benissimo. Tu come stai qui? Il cibo è buono, la camera è pulita. Voi come va? Per distrarlo l'ho portato a ballare e scappato. Scappato? L'ho portato alla casa di riposo, erano tutte vecchie vedove, orrende. Io che l'ho abituato con la mia amorosa. Lì invece si erano dei catafalchi, sono scappato. Buongiorno, Maria. È ora della terapia. Ma dai, se sai da fare. Lasciamo qua. Sto bene. Yes. Senti Maria, noi ci siamo. Ma tu non far più cazzate. Ti ho detto che sto bene, vai. E tu chi cazzo sei? Giulio. Aiuto! Aiuto! Zitto. È tardi. Venga a dormire. Cosa c'è che non va? Tanto tutto quello che dico sarà usato contro di me. Sente parole? Se siamo qui... che non siamo capaci di perdonarci.
ci fai qui? Oh! Metti giù quel vetro! Mettilo giù! 4 4 volte! Brando di nome di fatto! No, no, no! Cosa è successo all'infermiera? Non è l'infermiera, non è l'infermiera. È una paziente, l'ho trovata in bagno, ha spaccato un vetro, tutto lo specchio, ha preso un coccio, voleva tagliarsi perché tutto. Perché sei sporco di sangue? Dove eri tu? Non eri con... Perché sono stato 2 ore. 2 ore sono stato a cercare di convincere di non farlo. E non mi ha ascoltato. Non serve a un cazzo, non serve a un cazzo, neanche a salvare la gente. Perché sono venuti di merda. E la merda mi sta addosso. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Avanti il prossimo, avanti il prossimo. La, 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 la. Maria Rossi, gliel'ho detto che l'ho vista a teatro? No. Quella volta è caduta dal palco. In quale città? È un numero che ho fatto molte volte. Non si nasconda dietro una battuta. Succedono cose brutte qui dentro. Sì. Beh, mi dispiace che lei abbia assistito, però se fosse rimasta nella sua camera a dormire non sarebbe stata coinvolta. Quella Beatrice, io pensavo che fosse davvero un'infermiera. Ho tanta angoscia. Senta, questo è il periodo più duro, è l'astinenza, ma fra 15 giorni sarà molto meglio. Tutti i sintomi, sì, anche l'angoscia se ne andrà. 15 giorni? È matta anche lei? Non lo sa che un giorno qui un anno? Allora, senta, lei la deve prendere come se fosse una gara con se stessa. Lei ogni sera si deve dire, ecco, anche oggi ce l'ho fatta. Che gara è? Non dormo, tremo. Quando hai iniziato a bere? Vuole l'ora precisa o le basta il giorno? Quando hai iniziato a bere? Sarà più o meno 3 anni fa. E che cosa è successo 3 anni fa? Non saprei.
Niente camice stasera. Perché la divisa? Ho studiato davvero da infermiera e mi piaceva. Poi è nata la bambina, ho lasciato perdere tutto. Ora me la stanno portando via. Chi? Mio marito e la sua famiglia. Sono degli stronzi. Immagino, bisogna essere davvero degli stronzi per non lasciare la nipotina con una borderline depressa, tossicodipendente, alcolizzata, mitomane, aspirante suicida. Oh, ma tu da che parte stai? Attenta, tutto quello che dici sarà usato contro di te. Ciao Beatrice. Ciao. E noi di giorno non mi lascia pulire, la sera mi mandano a letto. Se non lo faccio ora, quando lo faccio? Scusa. È la terza volta che mi ricoverano e lei c'è sempre. Terza volta? Ogni volta che mi taglio le vene, ieri sera siamo a quattro. C'è qualcosa che non funziona nel modo in cui lo fai? Io non funziono senza mia figlia. Io non funziono se non faccio ridere. Ma tra un anno tu sarai con tua figlia. Tu sarai una comica famosa. Oh, guarda chi ci prende. L'ultima volta che mi hanno ricoverata continuava a dirmi non c'è due senza tre. E infatti eccomi qua. Renato! Renato! Oh, papà! Ma che ci fai qui? Niente, sono venuto in pullman. In pullman? Bella questa struttura, pensa. Una volta tutta l'industria di Reggio Emilia era qua. Lavorava il nonno. Lavorava il nonno, lo sappiamo. Voi che ci fate adesso? Facciamo un centro culturale. Le dirigenti. Vedi che le cose te le ricordi. Ma che sei venuto a fare qui? Sono preoccupato per la Maria. Dopo, quando hai un po' di tempo, andiamo all'ospedale, firmiamo e ce la portiamo a casa, dai. Ma che stai dicendo? Sì. Ascolta, senti, papà, la Maria deve stare lì, ma non solo perché è obbligata legalmente, è perché sta bene lì. Vabbè, dai, se c'hai da fare, vado io, firmo, la metto in pullman e la porto a casa. Ma che metti in pullman? Dai, papà, ascolta, quella è una struttura adatta per la Maria, c'è il dottore, c'è lo psicologo, le cure, noi non siamo mica in grado. No, non è adatta per la Maria, lì non sta bene Maria. Lì aggiustano tutto come qua, martellate, ma se si rompe Maria, dove la trovo un'altra Maria? Una firmetta, per favore. Arrivo subito. Papà, stai fermo qua che è pericoloso, eh? Salve. Salve. Eccoci qua. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Papà! Papà!
papà. Ehi. Ciao. Passavo di qua, allora mi sono detto vado a trovare la Maria. Stavo bene. Come ti sei conciato? Un giacchettino di pelle, sembri un pompiere. La maglietta col Martin Pescatore, vuoi fare il ragazzino? Certo che tu proprio senza la mamma. Sì. Che bel signore. È mio padre. Ti andrebbe un pompino? Non si offenda, ma no. Come se avessi accettato, grazie. Sono brava, sai? Non metto dubbio, signora, ma anzi la ringrazio molto, ma come si dice, il negozio è chiuso. Sempre a disposizione. Gentile. Ha dei problemi col sesso qui per curarsi. Sì, ma credo che sbaglino la medicina. Stai, papà, mangi. Maria, vuoi che ti porti via di qui? Salve. Buongiorno, posso aiutarla? Sono il fratello di Maria Rossi. Ah, piacere, Brizzi. Beh, se cerca sua sorella, credo che sia in giardino. Grazie. Ora la mia bambina sta con mio marito e i suoi genitori. Sì, il mio avvocato si sta muovendo, ma il problema è che più faccio cazzate più la perdo, e più la perdo più faccio cazzate. E com'è tuo marito? È bello. E ama la bambina. E amava me. Sono io che ho fatto di tutto per allontanarli. Come se fuggissi dalla felicità, come se non me la meritassi. Mi disse una cosa simile una volta una spia russa. Rosa. Oh, non vi sta mai bene niente, cioè voi non meritate questo posto. Suo marito si è piccato a lampadare. Vieni qui, vieni qui! E lei era lì, ma era così fatta che non si è accorta di niente. Non hai bisogno, eh? Ecco cosa l'ha fatta sbroccare. Il senso di colpa. Non riusciamo a perdonarci. Sono un ragazzo sincero. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie.
le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné aujourd'hui. Era estate. Stavamo uscendo da una festa, avevamo bevuto. Una festa, cosa vuoi fare? Ho bevuto tutti tranne la mia ragazza. Mi ero messo con una stemmia. Guidava lei. Noi eravamo tranquilli. Noi. Non lo era il camionista che ci ha travolto in galleria. La mia ragazza e gli altri due sono morti. Io non so perché, non so come me la sono cavata. Non so neanche se è un bene. Solo che le fiamme, prima che riuscissi a spegnermele di dosso, mi hanno fatto un casino qua sotto. Sono furioso. E ogni tanto mi monta della rabbia, principalmente con me stesso. E quando esagero, mi chiudono in posti come questo. Che spreco. Dai. Non ti dimenticherò mai. Che fai? Piangi perché se n'è andato? No, è che so che lo dimenticherò come tutti gli altri tra un minuto. Cercavo Beatrice. Pensavo fosse qui. No, è uscita. Ha avuto il permesso dal tribunale di vedere la bambina. È venuta a prendere il marito. Tornerà nel pomeriggio. Chissà com'era contenta. Mm-hmm. Che bella notizia, grazie. Maria, non si faccia coinvolgere troppo da Beatrice.
Mia madre. Vengo. Mi ha chiesto quando ho cominciato a bere. Quando è morta mia madre. Cerca di controllarti. Altra volta Emma si è spaventata. Dentro c'è un peluche, un cagnolino. È una specie di promessa. Le dici che quando stare meglio, le prenderai un cucciolo vero. Ok? Ok. Quando arriva? Tra poco, la porta mio padre. Volevo vedere prima come stavi. Tranquilla. Però devo andare un attimo in bagno. Non ti preoccupare. Siedi. Allora? Tutto bene. Come è andata? Eh? Come siamo carini, eh? Tu hai figli? Sì, ne ho due. E stanno con mio marito. Siete separati? Mm-hmm. Sai, lui all'inizio ci ha anche provato ad aiutarmi, ma... L'amore non basta. No. Io ho anche un problema in più. Io il bicchiere ce l'ho tra le cosce. Sempre a portata di mano. Almeno tu non fai casini. Sì, come no. L'anno scorso a scuola dei miei figli, durante la festa di Natale, mi sono fatta Babbo Natale. Babbo Natale? No! E non è finita qui. Sai chi c'era sotto la barba finta? No. Mio suocero. Un casino. Ti sei fatta tuo suocero vestito da Babbo Natale. Devi farti curare. Perché scusa, qui dove siamo? Come anch'io oggi. Non prenderla in bagno, non ci ho pensato. Ci preoccupi. Tranquillo, non ci occupiamo noi. Mi sono fidato di lei per l'ennesima volta. Dai, andiamo. Beatrice, ci pensiamo noi. Arrivederci, a presto. Non credo che mi rivedete presto. Che io mi sono fermata per far passare le mucche. Quello non mi crede. Non ho mai detto che sono scappata da un rapimento da bambina. Tu lo so che non ci credi. Mi avevano rinchiuso dentro una grotta. Io avevo una gran paura. Però sono riuscita ad infilarmi dentro le rocce appuntite. E alla fine, anche se mi sono fatta male, perché è vero, mi sono fatta male, sono riuscita a fuggire. Maria, è tardi, deve tornare in camera sua. Tra 5 minuti spegniamo le luci. Ah, e comunque, Rosa... Lei la cicatrice se l'è fatta da bambina cadendo dalla bicicletta. Me l'ha detto sua mamma. Buonanotte. Scendi.
posto, non so cosa c'è da spegnere. Risposta sbagliata. Avete da spegnere? Avete da spegnere? Dai, scendi. Hai da spegnere? È pericoloso. Sì. Fallo per me, fallo per me, fallo per me. Bravo, bravo, bravo. Vieni qua. Vieni qua, da Donatello tu, bravo. Cercavo mia figlia. Non mi hanno fatto passare il colluttorio. Ah, beh, probabilmente conteneva etanolo, alcol. Hai visto che è stato facile? Vai da spegnere. Senta, signor Rossi, prima di chiamare Maria, le andrebbe di parlare un po' con me di sua figlia, magari nel mio ufficio? Sì, però abbiamo questo bel giardino, perché non approfittare? Prego. Perché no? Buongiorno, principessa. Niente occhiaie, niente rughe, la voglio fare anch'io la cura del sonno. Che mi sono persa. Polo Nord si è sciolto. Hanno messo i chioschi sulle spiagge di Reggio. Tutti mi chiedono la tua amica, la tua amica. Siamo amiche noi. Mio marito mi ha scritto una lettera, ma non ho il coraggio di leggerla. Leggi tu. Sei sicura che vogliamo andare lì? Poi non reggiamo le emozioni. Ci tagliamo le vene. Maria, per favore, leggila, dai. Cara Beatrice, l'ultimo incontro con nostra figlia è stato molto doloroso. Ero arrabbiato, deluso. Non volevo più farti vedere Emma. Poi uscendo mi ha fermato un'infermiera. Una che ti conosce bene. Mi ha fatto ricordare che tutto quello che hai passato da bambina ti ha reso talmente fragile da sentirti sempre inadeguata ad affrontare le situazioni. E ho capito che se hai bevuto è stato perché non reggevi l'emozione di vedere tua figlia dopo tanto tempo, che volevi solo fare bella figura. Ti chiedo scusa se per l'ennesima volta la mia stanchezza ha preso il sopravvento. Se sapere che io e la bambina ti aspettiamo può darti la forza per andare avanti, sappi che noi ci siamo. Ti vogliamo bene. Ragazze, ma che ci fate qua? No, e comunque dentro non si può fumare, Maria. Senta, suo fratello ha chiesto di portarla a casa per cenare in famiglia. Gli ho detto di sì. Nevica, la dottoressa si fida di me? Mi fido di lei. Mi fido di suo fratello. E comunque entro le 10 deve rientrare. Massimo 10:10, ma massimo proprio. Oh, se ti lascia andare a casa così con facilità, sono molto uscire definitivamente. Ma va. Dici? Sì. E scorderei tutti sti matti. E come ti ricorderai di me, Maria? Come la scema che non sa nemmeno suicidarsi. Un po' scema sei. Quando è che Lidia dice che io divento una comica famosa e tu vai a vivere con tua figlia? Tra un anno. Facciamoci una promessa.
Che giorno è oggi? Boh. Ui, finalmente ti sei svegliata. Che giorno è oggi? Il 21 febbraio. Okay. Se non ci vediamo più, tra un anno, oggi, 21 febbraio, ore 21, ci vediamo in piazza San Prospero a Reggio. Promesso. Taglia. Devo comprare le sigarette. Una stecca. E anche dei cioccolatini, perché qua dentro è una tristezza. Però paghi tu. Sì, sì, pago io, non ti preoccupare. Allora volevo anche fare un regalino a tua figlia. Pago sempre io. Lo faccio come investimento per il futuro. Hai fatto una battuta, che è successo? Signor Rossi, mi scusi. Mi sono dimenticata di farle compilare questo documento. Pensavo volesse riportarmi dentro. Ciao, papà. Chi è lei? Eccoci qua. Quando pensavi di dirmi che papà è in ospedale? Guarda che è successo stamattina, te l'avrei detto adesso. Stavamo a casa e lui ti voleva chiamare e lo faceva con il telecomando dalla televisione. Cosa c'entra? Il suo telefono è uguale. Infatti, appunto, non è niente. Ho detto, comunque, andiamo a fare un controllo in ospedale, tutto qua. E parti, no? Ciao, papà. Perché l'hai portato? Ti avevo detto di dirle che andavo al mare. Guarda che a me mica mi piacciono sti scherzetti. Mi sento un po' scemo. In realtà sono un po' cretino. Ma va. Non so, non è una cosa buona. Adesso ci sono io, sto qua stanotte. Maria, te stasera devi tornare in clinica. No, ti ho detto che sto qua e basta. Maria, ha ragione tuo fratello. Dai, devi andare a casa. No, non sto qua con te. No, guarda, devi andare a casa, mi dispiace, ma devi andarci. Anzi. Dove sono le mie ciabatte? Papà, devi stare sdraiato. Stai giù. No, vado a casa anch'io. No, non stai puoi giù, papà. Devo andare a casa. Dai, vedi come siete disordinati. Dove sono le ciabatte? Papà. Devo andare a casa dalla mamma. A casa. Papà. Dai, fatemi alzare. Prendi i vestiti di dentro. Dai, prendi i vestiti, oh, cazzo! Non ti agitare, papà! Stai giù. Dottore, sono la figlia di Luigi Rossi. Senta, quando lo posso portare a casa? Quando finite gli esami? No, guardi, mi spiace, il quadro clinico è molto brutto. La sua ischemia cerebrale è in continuo peggioramento. E purtroppo dovete essere preparati a tutto. Situazione grave. Tutto cosa? Cosa mi spiace? Renato! Ma preparati per cosa? Dici che devo essere preparata, ma preparati a cosa? Che papà sta benissimo! Ma io voglio parlare con un medico. Stai tranquilla. E questo qua fa le pulizie. Guarda, qua sono bravissimi. No, voglio portare papà in un altro ospedale. Dove l'hai lasciato il mojo? Non faccia il casino qua. Voglio parlare con il primario. È lui il primario. Maria! Ma sei impazzita? Mi hai fatto preoccupare, sei sotto la mia responsabilità. Mi hai raccontato un sacco di balle, mi hai detto che era soltanto un controllo. Ascolta me, ma hai bevuto? Non ho bevuto e basta! La dottoressa mi ha già chiamato 4 volte. E chi se ne frega? Sarà di nuovo lei. Eccola qua. Dire che non torno. Pronto? Dire sì, che non torno. Stiamo rientrando. Non sto rientrando. Sì, gliela passo subito. Rientro, no, io non rientro in clinica. Adesso io sto con mio papà. Torni il prima possibile in clinica. No, io sto fuori. Io a costo di farla venire a prendere in ambulanza la riporto qua. E mandi la polizia, mandi i pompieri, mandi chi le pare. Io non ci torno, io sto fuori. Sì, no, è tutto a posto, sì. Che cazzo stai a guardare? Dov'è?
finito lo spettacolo? Io faccio quello che voglio, capito? Quello che voglio! C'è soltanto un uomo che mi può dire ancora cosa devo e non devo fare, e quello è mio padre! Capito? Maria, suo papà sarebbe contento che noi parlassimo. E magari non qua dentro. Abbiamo un bellissimo giardino. Non mi ha mai detto perché è venuta a vedere il mio spettacolo. Mi ci aveva portato mio marito. Non avevo nessuna voglia. Una sera che ero stanchissima. Però ci sono venuta. Per venire a vedere uno spettacolo di Maria Rossi. Deve essere proprio innamorata. Beh, in effetti un po' per amore l'ho fatto. Ma per lei cosa significa amare, Maria? Amo mia madre, mio fratello, mio padre. Ma che ne so cos'è l'amore? Lei lo sa? Ma amare è complicato. Però io credo che amare significhi anche lasciare andare via le persone che si amano. Sua madre se n'è andata e adesso lei deve avere il coraggio di lasciare andare via anche suo padre. Ho paura. Lo sa anche suo padre. La conosce molto bene suo papà. Senti, io vado al bar, vuoi qualcosa? Buongiorno. Questo grande hotel sta bene qua, bello, si mangia bene, io sto aspettando i miei figlioli, il maschio o l'uomo, la femmina mi dà un po' di problemi. Preoccupato per lei? Ho un lavoro che è sempre fuori, in giro, di notte, di giorno. Le volte guadagna, le volte no. Più le volte che no. Da quando la sua mamma se n'è andata. È rimasta solo lei. Maria. Ma sei Maria. Oddio, sono proprio diventato stupido. Non ce l'avrei conosciuto. Maria. Ti sei appena svegliato. Vedi che ti agiti.
Poi ti sei dimenticato di dire che la tua Maria c'ha un po' di problemini. Sono giorno non ci sarò più. Maria rischia di finire in malora. Non vado in malora, papà. Sono in clinica, mi faccio curare. Smetto di bere. Non ti prometto niente. Ripeti. Ripeti un po'. Non ti prometto niente. Hai detto smetto di bere. Ti sei fregata con le tue mani. Adesso non puoi più bere. Che fregata. C'è qualcuno che deve morire. Non sei tu. Non metterti sempre in mezzo. Ciao, sono Maria. Ciao, ciao Maria. Maria. Sono un'alcolizzata.
E mi impasticco anche un sacco. Pensavo di avere anche una dipendenza da occhiali. Però magari quella non conta. Me ne sono accorta al funerale di mio padre. C'erano tutti gli occhiali. Signora, le ho portato il succo. Maria? Ma dov'è? Signora? Maria? Maria, deve cominciare lo spettacolo ora. Yeah.
Dio! Dio degli alcolizzati, so che sei lì a proteggermi, ma poi chi protegge le birre da me? Ah no, Dio, puoi prenderti una pausa, che c'è mio fratello qua, ci pensa lui a proteggermi. Adesso daremo ufficialmente un premio. Schiaffa d'oro. Cosa che però mi rimarrà impressa per sempre è quando sono stata dimessa dalla clinica, che la dottoressa mi ha detto: Maria, se esci di qui o sei pazza o sei guarita. Io credo di essere guarita. Sarò pazza.